Buongiorno a tutti, oggi è il 1° dicembre e cominciamo il nostro calendario dell'Avvento. Gli adulti non me ne vorranno, ma si comincia con una lettura per bambini. Il libro si intitola Fiocco di neve, Benji e Davis, l'autore, e la casa editrice la gira l'angolo della EDT. In alto nel cielo, in una notte d'inverno, si formò un fiocco di neve. Roteò, rimbalzò e volteggiò tra le nuvole. «Wiii!» gridò felice. Subito dopo però cominciò a precipitare. «Ma io non voglio cadere giù!» disse Fiocco di neve. «Devi cadere!» disse una nuvola. «Questo è quello che fanno i fiocchi di neve!» «Ma io non voglio!» implorò Fiocco di neve. «Aiutami, nuvola! Impediscimi di cadere!» «Ah!» «Troverai un modo», rispose la nuvola. «Buona fortuna!» Fiocco di neve non sapeva bene come fare. Allora si contorse di qua e di là e di qua. E a suon di far capriole di qua e di là, a Fiocco di neve iniziò a girare la testa. Poco lontano, in una piccola città tra le colline, una bambina di nome Noelle e suo nonno, Nonnino, stavano tornando a casa. Nella fredda aria invernale il respiro di Noelle creò delle nuvolette. «Sarebbe meraviglioso che se stanotte nevicasse», pensò. Fiocco di neve, precipitando, volteggiò tra boschi e colline, vagolò su valli e fiume. Sperò che la sua caduta stesse finendo, quando vide un posto che sembrava promettente. Ma ogni volta che pensava di essere lì, lì per atterrare, il vento lo trascinava un po' più in là. Fiocco di neve non poteva farci niente. Volò sopra molte finestre e vetrine che brillavano come lanterne nella luce della sera. In una vetrina vide un albero avvolto dalle luci. Sulla cima brillava una stella luminosa. Per un istante Fiocco di neve si scordò di star cadendo. «Oh, come sarebbe bello essere la stella di quell'albero scintillante!» pensò. Anche Noel vide quella vetrina. L'albero aveva decorazioni di tutti i colori e in cima una stella splendeva luccicante. Noel desiderava un albero proprio come quello. «Forse il prossimo anno», disse Nonnino. Passarono accanto a molte altre finestre con degli alberi, tutti diversi, tutti bellissimi. Poi, lungo la strada, non lontano da casa, Noel trovò un ramo. «Il mio piccolo albero!» esclamò. In alto l'aria si faceva più fredda, il cielo più scuro e il vento più forte. E Fiocco di neve continuò a turbinare nel suo soffio. Si chiese se avrebbe mai trovato un posto dove atterrare. Poi sentì delle risate nel vento. Erano altri come lui, altri fiocchi di neve. Ballarono e volteggiarono insieme nell'aria della sera. Poi si unirono a loro altri fiocchi di neve e insieme vorticarono di qua e di là, l'uno attorno all'altro. Restarono a lungo così. Uno accanto all'altro, ogni fiocco era diverso, ma tutti, ognuno a proprio modo, stavano cadendo e questo fece sentire Fiocco di neve molto meglio. Quando Noel arrivò a casa, si mise al lavoro. La mamma tirò giù delle vecchie scatole e dei fogli e Noel decorò l'albero insieme a Nonnino. Usarono tanti colori diversi, come quelli dell'albero della vetrina. E con la carta fecero anche qualche fiocco di neve. Noel mise l'albero fuori dove poteva vederlo bene. Sperava che i suoi ramoscelli potessero essere presto ricoperti di neve, vera. Ma mentre stava andando a letto, Noel sentì che il suo albero mancava qualcosa. Qualcosa di importante. Non sapeva bene cosa. In alto, sopra la casa, il cielo vorticava, turbinava, volteggiava, precipitava.
Quasi arrivati, sussurrò la nuvola. Il mattino dopo lo scoprirete quando leggerete il finale di questa storia. Ciao bambini!